Grazie a tutti. Io sono quell'ignorante che nel 2006 fu bocciato. Ma eh, non sono stato bocciato solo quella volta, anche due anni dopo. Solo che quella volta lì, essendo un evento un po' particolare, ne parlarono subito la stampa, le televisioni, poi ci fu striscia la notizia, tante cose. Due anni dopo, quando noi di Progetto Prometeo ci eravamo organizzati in un'operazione che avevamo chiamato nel 2008 Settembre Brucia. Vuol dire, portiamo una serie di professionisti in varie città d'Italia a rifare l'esame. Medici, avevamo eh, professori universitari, avevamo primari ospedalieri, eccetera, in varie città. Quella volta la stampa non ne parlò più perché era arrivato il momento di fare silenzio. Però fummo tutti bocciati, quindi sono stato bocciato due volte in buona compagnia. Addirittura noi vediamo che politici, ministri... Eh, i rappresentanti delle istituzioni raccontano bugie sistematicamente, sono bugie di Stato. E allora lì ho cominciato, abbiamo cominciato a chiederci: ma ci fanno o ci sono? Perché se sei così ignorante da non sapere queste cose devi essere cacciato, ma se lo fai per dolo devi essere processato perché stai prendendo in giro il paese. Ma i quattro livelli, noi abbiamo chiamati così perché ci rifacciamo un po'. A Falcone e Borsellino, quando parlavano di tre livelli della mafia, più quello internazionale, infatti poi è venuto fuori anche quello internazionale. Ve li cito rapidamente. Il primo livello, il più basso, l'abbiamo chiamato le mafie accademiche, riprendendo un nome citato da Quirino Paris, Cineca in primis. Facciamo nomi e cognomi: Cineca in primis, 300 persone che hanno in mano la gestione di tutta l'università, compresi appunto i test d'ingresso. Di tutta la farmacovigilanza, di tutta la sanità e quello che ci ruota attorno, della ricerca, ma vi rendete conto? Non sono controllati da nessuno. Nel Cineca c'è anche il miuro, conflitto di interesse. Il privato. Il privato vuol dire università private. È chiaro che ci guadagnano, perché se uno nel pubblico viene uno su dieci viene preso a medicina quando fa il test, la media è quella. Gli altri nove si perdono. Chi può? Chi ha i soldi? Chi può? Va nell'università privata, paga dieci volte tanto magari. Però può iscriversi, ci guadagnano, attenzione, gli ordini professionali. Perché dice? Eh perché eh. gli ordini professionali hanno tutto l'interesse di avere pochi iscritti, così c'è meno concorrenza e poi li vogliono selezionati, così li controlliamo. E allora vedete, vedrete poi nel libro che i rappresentanti degli ordini siedono stranamente ai tavoli tecnici assieme a quelli del ministero per decidere quanti studenti dovranno entrare a medicina. Ma scherziamo? Eh, poi sono spuntati nel 2000, Alfa Test, il CEPU che già viaggiava da qualche anno in cattive acque, miliardi si sono fatti, 3 milioni di libri venduti dall'Alfa Test. Ma questi qui avrebbero potuto fare affari se non ci fosse stato il numero chiuso, non credo. Allora ti viene da dire, ma questa legge votata il 29 di luglio del 99, a fine luglio, quando la gente è in vacanza, questo colpo di Stato nell'istruzione, ma chi l'ha voluto? Quei parlamentari probabilmente eseguivano degli ordini, ma dietro ci stanno le lobby che ci fanno affari a livello economico, di controllo politico e così via. Però la terapia non spetta a noi. La terapia chi la deve fare? Il Presidente Imposimato ha detto giustamente il governo, a parte che io il governo non vedo più da anni, comunque non so se, se esiste ancora da qualche parte un governo lo farà. Dico, ma qua c'è da aprire un vaso di Pandora che a confronto, mani pulite e niente. Perché voi capite che chi ha in mano la cultura, l'istruzione, la medicina, la sanità, la farmacologia, con altre due o tre cose aggiunte, al colpo di Stato in mano. Il numero chiuso è un piccolo ma importante tassello del grande mosaico che porta al colpo di Stato, che continua da novembre 2011 adesso, perché l'ultimo governo votato dal popolo non so a quanto risalga, e che andrà avanti in un disegno internazionale che vuole la distruzione di questo paese come di altri paesi. E qui saltiamo al quarto livello, ma nel mezzo c'è il terzo che è la Chiesa Cattolica. Ecco perché c'è riferimento all'Opus Dei. Allora, il numero chiuso è stato fatto per determinate lobby, quindi l'ha confermato. E che il CEPU è controllato dall'Opus Dei. E che la Chiesa cattolica, in certe sue frange fondamentaliste, io non voglio offendere nessuno, sono cristiano, quindi. No, ma certe lobby all'interno di questa organizzazione vogliono il controllo della medicina e della sanità per le note questioni, staminali, embrioni e luana e tutto quello che potete immaginare. Questo è il vero motivo del numero chiuso, le altre sono tutte storie. Che poi se vogliamo c'è l'opus Dei che vuole il controllo della medicina e dell'istruzione, i Gesuiti che hanno sempre avuto il controllo dell'istruzione, da sempre, e che la stanno riprendendo, voi qui a Roma la respirate meglio che noi al nord, l'aria che espira dietro a, a quelle mura vaticane, in questi ultimi anni ci sono state lotte di potere, alla fine abbiamo anche visto per fare la sintesi un papa che è stato cacciato per far posto al primo papa gesuita, quindi alla fine la stanno spuntando loro, ma questa guerra che a noi non interessa, attenzione, ma qualcuno ci vorrà mettere naso, ci vorrà dire... Anche tra l'altro che uno Stato straniero non dovrebbe interferire con le cose dello Stato italiano, ma qui divaghiamo. Vabbè, terzo livello, ultimissimo, quarto livello è proprio quello internazionale. Bilderberg è stato citato dal Presidente, perché l'Europa, io l'ho già detto più volte, non è purtroppo una confederazione di Stati alleati, amici che collaborano, è un impero di qualcuno. Io l'ho chiamato il quarto Reich. Perché dopo il terzo viene il quarto, non si scappa. E in questo nome, ripeto, l'ho già detto più volte, lo so che mi hanno criticato, però, signore, la storia è questa: dietro ci stanno altri poteri, dietro alla Germania. Se parliamo di nazioni, c'è l'Inghilterra. L'Inghilterra ha voluto l'Europa, non solo l'Inghilterra, gli anglosassoni in genere, anglosassoni, inglesi, tedeschi, cioè quella roba lì. Non dimenticate che i reali inglesi sono tedeschi e che sono sempre stati alleati anche quando hanno finto di combattersi. Se andate a rivedere la storia della seconda guerra mondiale non mi voglio addentrare lì se non finiamo più. Ma voglio dire, ci sarà qualche magistrato, è lì il punto, che finalmente apra un'inchiesta su questo. Lo sto invocando, lo stiamo invocando da anni. Qualche magistrato che prenda questo libro, se lo legga e poi dica, bene, cominciamo. I primi due livelli, perché sul terzo livello della Chiesa non si può, su quello internazionale andiamo nei pasticci, ma almeno i primi due, dov'è lo Stato? Qui aumentano le lobby private a tutti i livelli in Italia e lo Stato non c'è più. Allora, se vogliamo di nuovo uno Stato, questo del numero chiuso, che è il pretesto, deve essere la prima cosa da portare avanti. Mi appello a un magistrato serio, che esisterà finalmente, onesto, non colluso col potere, che finalmente apre un'indagine su tutto questo. E vi ringrazio.